La poesia è lì, dice qualcuno, accanto a noi, basta saperla riconoscere. Proviamo a fare uscire i poeti dalla loro tana. Adottiamone una distanza e portiamolo a vivere fra la gente. Trascriviamolo, traduciamolo, faxiamolo, incidiamolo, vandalizziamo i muri con la sua presenza, regaliamolo a qualcuno a cui vogliamo bene, a quelli con cui non vorremmo condividere nemmeno l'aria del pianeta. Abbandoniamolo dal parrucchiere, dal medico, dal dentista. Piazziamo una sua pagina fra i rotocalchi del giornalaio. Appendiamolo sulla porta della cabina in spiaggia mentre ci cambiamo il costume. Attacchiamolo sul muro dei bagni delle stazioni, fra le proposte d'incontro e la dimensione dei peni in offerta speciale. Infiliamolo in una bottiglia e buttiamola nel cesso, indirizzata al mare. Inseriamolo di soppiatto nell'urna elettorale. Milton Fernandez. Bentornati all'ascolto e alla visione, amici dei percorsi poetici 2021 sul sito della Biblioteca Universitaria di Genova. Avete sentito la mia lettura, uno spunto da Milton Fernandez, organizzatore culturale, direttore del Raiuela Edizioni, poliedrico artista fra scrittura e teatro. E avete ascoltato il suo invito a stanare i poeti. Tenteremo di rispondere al meglio con i nostri percorsi poetici da queste pagine e da quelle future. Dallo spunto di un milanese d'adozione, perché Milton è di origine uruguagia, a un altro milanese d'adozione di cui abbiamo già parlato, abbiamo iniziato a parlare, a fare questi percorsi poetici. Franco Loi. Torniamo a parlare di Franco Loi. Dopo la sua scomparsa il 4 gennaio di quest'anno, ho contattato il poeta che sarà protagonista di questo percorso poetico, ovvero Lorenzo Mullon. Contattato proprio per aver ben conosciuto Loi e l'ambiente culturale milanese fra anni 80 e 90. Ma anche il gruppo di cui facevo parte negli anni 90 a Genova, scusate questa parentesi, questa retrospettiva, aveva conosciuto Franco Loi. Lo aveva stanato 25 anni fa e era il gruppo dei poeti a cui apparteneva anche appunto Babau, rivista di letteratura, fondata da Maurizio Puppo e Carlo Marenco, diretto da Roberto Pellerei, oggi docente di semiotica all'Università di Genova. Era il 94, uscimmo con un'intervista molto emozionante a cura del giovane Alessandro Guasoni, divenuto poi il più importante poeta in lingua genovese degli ultimi decenni, un'intervista con appunto Franco Loi, e tutto il numero era stato illustrato come al solito dal maestro Alberto Repetti, da Sestri Ponente, oggi artista di livello internazionale. Franco Loi in questa intervista partiva dall'assunto che un poeta, più che usare una lingua, la crea. E afferma con forza che chi sceglie un dialetto come propria lingua poetica non implica una determinata politica culturale. Ogni poeta risponde alla propria scelta linguistica, deve esserne cosciente. Tuttavia il discorso va ampliato, diceva, la crescente marginalità, ad esempio, della cultura italiana rispetto alla strapotenza anglosassone è un problema più vasto. È sempre il rapporto tra centro e periferia, quindi il dialetto italiano e al limite inglese. Bisognerebbe porre al centro della società la provincia e le particolarità che le sono proprie, respingendo ogni posizione passiva nei confronti dei processi di cambiamento. Quindi questo era il discorso di politica poetica che faceva il nostro Franco Loi. Comunque, per leggere tutta l'intervista potete andare a vedere sul sito del Babau, dove abbiamo appunto sistemato tutti i numeri che sono stati pubblicati o quasi. Dunque Lorenzo Mullon, che come potete vedere dalle immagini che seguono, è anche un artista visivo che ha esposto le sue opere a Genova al chiostro di Sant'Agostino, della chiesa di Sant'Agostino. Lorenzo Mullon è anche uno che, anche lui, ha vissuto a lungo a Milano e quindi conobbe bene Loi. Così mi scrisse in una delle mail che ci siamo scambiati a suo tempo per concordare questo incontro da registrare online. Che ricordi con Franco Loi, caro Alberto?
Mi disse, ma lo diceva tanti, sei tu l'angel. Andavo spesso a casa sua in piazza Napoli, poi però si arrabbiò quando Alda Merini fu invitata a dire poesie in uno spazio in via della Spiga per la team. Si alternava con Ase Argento a leggere e lui pensava che avevo organizzato io la performance pubblicitaria, magari avrei guadagnato qualche soldino. Si arrabbiò un sacco, ma lui era un pezzo di pane. Questo è una mail che mi aveva mandato Mullon, Lorenzo Mullon. I libri pubblicati di Mullon li trovate elencati in fondo al video e sulla pagina del sito della biblioteca. Ed ora buona intervista, Il mondo secondo Lorenzo Mullon. Mi ha raccontato, la prima cosa che mi ha raccontato è qualcosa che gli è capitato quando era bambino, di vedere dalla finestra entrare la luce sotto forma di cascata d'acqua. E questo per lui è stato qualcosa che gli ha avviato tutto il percorso di sensibilità poetica, di poeta, di poesia. E me l'ha detto immediatamente, appena ci siamo seduti. Ed è un po' una cosa che ho provato anch'io quando ero a Trieste. Sono nato in un condominio con una sorgente. E una volta, osservando questa sorgente, però ho visto qualcosa al contrario. E Franco Re ha visto la luce trasformarsi in acqua. Io l'acqua trasformarsi in luce. E questa cosa mi ha lasciato stupito, meravigliato. Mi ha creato una sensazione di non sapevo più dove era il mio interno e dove era il mio esterno. E dove fossi io, dove fossi collocato io. Una membrana tra l'interno e l'esterno della realtà, della non realtà, non so. È stato qualcosa di straordinario. E Franco Re è la prima cosa che mi ha detto. Poi mi ha detto che ne aveva parlato anche con un poeta che poi ho conosciuto grazie a lui, che è Umberto Fiori, che ha avuto un percorso anche nell'ambito della politica, dell'ideologia. E alla fine di questo percorso, un giorno si è trovato a Milano, davanti a un. Lui faceva dei giri per Milano e faceva delle fotografie dei palazzi. E si è trovato di fronte a un muro cieco molto alto, un muro di una casa senza finestre, con una luce sopra che lo ha assolutamente incantato, meravigliato, stupito. Mi ha provocato un qualcosa che lo ha staccato dalle ideologie, lo ha messo a contatto con la realtà, al di là delle ideologie, dei condizionamenti. Una sua bella poesia di Umberto Fiori, cioè la raccolta che è uscita, che ho preso della Mondadori, tutte le sue poesie pubblicate, tutte. La poesia in cui descrive un cane. La rabbia di un cane all'interno di un perimetro recintato che abbaia, abbaia tutti disperatamente. E questo cane, lui si identifica con questo, è il cane delle ideologie, il cane che deve difendere quel posto lì, Il quel territorio. potere del padrone. E abbaia a tutti e non consente a nessuno una replica, non ascolta, non. Parlando con lui, perché poi con Umberto Fiori, perché poi comunque l'ho conosciuto, ci siamo visti un po' di volte, lui dice proprio che quel cane che aveva descritto nella poesia era lui mentre faceva politica. Mi conoscono bene. Hanno ragione, io sono come un cane, una di quelle bestie nere che dormono intorno ai capannoni industriali e se passi si avventano di colpo sulla rete metallica e più gli dici buono, più si sgolano. Adesso chi li consola? Finché non hai girato l'angolo, gli bolle il sangue, tirano tutti i sordi, scoprono i denti, mordono
anche il filo spinato, ma sono gli occhi che fanno più paura, sereni e puri come quelli di un neonato o di una statua. Hanno imparato il compito, questo recinto tenerlo sgombro. Sia senso del dovere o invece solo istinto, non ti commuove, almeno per un attimo, la scena che loro, sempre, tutta la vita, li fa smaniare, li esalta e li avvelena. Io, per me, lo capisco meglio di tutti gli altri che ho mai sentito, questo discorso. La riconosco bene, la voce fanatica che sbraita per difendere, così, alla cieca, per pura gelosia, l'angolo dove l'hanno incatenata. Tu non sai che cos'è stare di guardia. In ogni odore sentire una minaccia a quei 3 metri di terreno. Urlare in faccia al mondo intero fino a perdere il fiato e non sapere cosa c'è da salvare, a che cosa veramente si tiene. Miracolosamente non si sa, la realtà ci consente di osservare meglio le cose che sono sempre presenti, perché poi la poesia è quella, riuscire ad accorgersi delle cose che sono sempre state presenti, che sono sempre uguali a se stesse. Volevo chiederti una cosa di Franco Loi, perché ho visto che lui ha iniziato a scrivere poesia in realtà abbastanza tardi, ma però nello stesso tempo si ha la sensazione che sia sempre stato un poeta. Tu cosa ne pensi? Nessuno di noi non è poeta. No, io non sono un poeta, ecco, io sono un curioso della poesia. Vabbè, diciamo che scriviamo poesie fra tutti. Ecco. Scriviamo poesie, poi i poeti, insomma, è quello troppo elevato per... Sì, sì, sicuramente. Però ognuno di noi ha una sensibilità e dipende se la esercita in un senso o nell'altro. Franco Loi è stato assorbito tanto dalla politica, come sappiamo. Poi l'arrivo a Milano ha iniziato a scrivere in momenti di abbandono. Ecco, questo è interessante e che lo accomuna a... cioè se Alda Merini mi ha detto vai da Franco Loi è perché sono questi momenti di abbandono in cui l'io superficiale, l'io duro fa meno presa e filtra qualcosa dal profondo, o dal profondo, o non si sa da dove, insomma. Che poi, noi siamo in questa realtà di cui non conosciamo assolutamente niente. La scienza descrive la realtà, ma non spiega nulla. La scienza stessa, la tecnica, e la ricombinazione, questo no. Io ho una compagna che è ingegnere, allora mi insegna un po' di cose ignorante. Dice, la scienza non è altro che ti aiuta a descrivere e ti aiuta a ricombinare le cose che già ci sono. Per cui la realtà cosa sia? La metafora di qualcos'altro o una catena infinita di metafore che rimandano a non si sa dove, insomma. Ecco. Allora, sì, certo. Per cogliere questo mistero, mistero laico, anzi meglio che laico, perché quando si dice laico in realtà rimane sempre all'interno di una religione, no? Proprio esterno, come diceva Emily Dickinson, no? Nella mia famiglia sono tutti religiosi tranne me, diceva Emily Dickinson, nel senso che lei si accostava alla realtà per com'è la realtà. E la realtà ti parla, non si sa, per metafore. Però ci vuole un infinito abbandono per lasciare che
La realtà ci catturi e ci parli per ciò che è. L'ascolto, quello su cui noi sempre manchiamo, perché dobbiamo sempre portare avanti il nostro io. I poeti, noi scrittori di poesie, perché i poeti sono al di sopra, noi scrittori di poesie cerchiamo sempre di farci sentire, ecco, non ascoltiamo molto. Ascoltiamo solo negli istanti in cui, se ci va bene, abbiamo un canale diretto con le cose. E questo insegnava Alda Merini, questo insegnava Franco Lori. Tu hai conosciuto veramente un momento a Milano importante. Mi hai raccontato che a un certo punto un po' questo diciamo, insieme di persone, non dico che sia scomparso improvvisamente, però ti ha portato anche ad andare via da Milano in qualche modo, a Una fuggire dalla generazione grande che città anche, insomma. anche Fernanda Pivano, che era cugina di Alda Merini, avevano uno zio spadaccino di Torino in comune. Ah, ecco. No, non lo sapevo. Sì, erano cugine di secondo grado. Sì. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo cercato di spingere il comune a intitolare una piazzetta a Fernando Pivano qua a Genova, perché le sue ceneri sono al cimitero di Staglieno, no? Perché è nata a Genova. E il comune di centrodestra ha trovato delle storie. E non è la prima volta che lo fa con personaggi che hanno avuto a che fare col mondo. Diciamo ideologicamente un po' dall'altra parte, insomma, c'è stato questo, detto per inciso questo, tanto per Certo. tornare un po' al discorso della politica nella serie. Beh, a Milano c'era Elio Santarella, che è stato per 30 anni l'organizzatore di tutte le attività culturali, che riceveva tutte queste persone a casa sua. Io l'avevo conosciuto per caso e mi aveva invitato, e c'erano tutti questi, stiamo parlando di 25 anni fa, Sì, ed era un salotto anni fantastico. Abitava 90, quindi insomma. All'appartamento, sotto c'era Giancarlo Giannini. Ma dai. Veniva su, poi c'era Gio Pomodoro, Ornaldo Pomodoro, c'era Fernanda Pivano, un ambiente, Lucio Del Pezzo, l'artista, o il direttore di Brera, o sacco di personaggi, per cui c'è veramente la possibilità a Milano, e poi tutto questo tessuto è completamente venuto meno a Milano. Io sono andato a Venezia. Beh, insomma, non sei andato in un posto, come dire, sei stato a Con star le mie attività di bene. poeta ambulante, perché Beh, insomma, sì, il problema è quando si chiudono le strade, le piazze, non si può più andare, come in questi periodi qui, che insomma, effettivamente certo. sono periodi di Speriamo grande che chiusura. passi velocemente, ma insomma ci vorrà qualche mese ancora, sicuramente. Eh sì, sicuramente. E com'hai vissuto questo periodo così di chiusura? Sei riuscito ad andare in montagna, in campagna, insomma, in qualche modo? Sì, Perché. la mia compagna ha una casa sotto il Piancavallo, siamo a 300 metri. Però davanti a noi ci sono le montagne che arrivano fino a 2300-2400 metri. E io sono sempre sulla montagna, e sulla montagna tutti i giorni esce fuori una poesia, e così sto passando come in una bolla senza tempo, fuori dal tempo. Poi no, qui non parlo con nessuno, perché non c'è nessuno in giro. Sì. Ma pensa che Provo. anch'io che sono in città non parlo con molta gente perché vado a lavorare 2 giorni su 7 e quindi poi il resto, insomma, non è che hai tutte queste occasioni. Provo, A parte. sotto trovo qualche cacciatore, ma ormai i cacciatori sono prevalentemente anziani, quindi non si Sì. avventurano sulla montagna. Certo. Poi lì trovo camosci, caprioli, le poiane, emozioni così.
c'è una sorgente qui, c'è Amador. Ogni volta che arrivo a questa sorgente mi viene qualche intuizione. Qui ci sono le agane. Le agane sarebbero le ninfe protettrici delle sorgenti, come a Roma c'è la Furrina sul Gianicolo, le ninfe delle acque profonde e delle sorgenti. Qui ci sono le agane, aga, l'acqua, insomma, nel L'acqua. dialetto. E queste zone hanno, quando ti abbandoni all'interno della natura, potresti scrivere una poesia ogni 5 secondi, ma sono emozioni che si susseguono continuamente. Quindi insomma in questi anni è cambiato anche poi un po' il tuo modo di scrivere poesia o c'è una continuità con quello che hai fatto sempre, come ti sembra? Come la vivi questa cosa? C'è sempre il genius loci che ti suggerisce. Quando ero bambino scrivevo delle cose di fantasia, non so. Adesso non riesco, non ho più immaginazione. Non ho immaginazione. Tutto accade, al contrario di quando ero bambino, tutto accade, viene come dall'esterno verso di me. E io non. Se aggiungo qualcosa di me, si storpia quello che faccio. Se invece rimango assente, allora le cose funzionano. È così come scrivo una poesia, è la poesia che si scrive. Se io, così arbitrariamente, visto che prima parlavamo del libero arbitrio, arbitrariamente aggiungo un aggettivo o penso di no, il lavoro di limatura. Il lavoro di limatura è proprio da bambini. Cioè, in realtà non bisogna, è la prima versione quella che conta. Sì, si può togliere un che, un qualcosa, insomma, no? Ma bisogna credere fermamente nell'ispirazione, ciò che arriva. Ecco, Franco Loi proprio lo diceva questo, che si tratta di scrivere immediatamente su dei fogli, portarsi dietro sempre dei foglietti e scrivere quello, perché poi se ne va come in un sogno. Sogni durante il dormiveglia, arriva una poesia, te la devi subito scrivere, io sono pieno di pezzi di carta e di penne dappertutto, perché 2 minuti dopo non te la ricordi più. Non te la ricordi più. È la prima versione quella che vale. Parlavamo di Franco Loi, che è un grande studioso di Dante, no? E quando dice "Imi son un", che quando amor mi ispira, noto. No? Proprio noto, annoto. Devo Annoto. scrivere subito quando amor mi ispira. E questo, parlando con Franco Loi, questo amor, che significa infinite cose, nessuna, lui la considerava comunque entrare nelle cose pienamente, come dei innamorati. Lasciare che le cose suggeriscano, bisbiglino alcune parole e notarle come scriveva Dante. Ecco, c'è una cosa interessante, non so se ci sono dei filosofi, delle scuole di non dualità in India, non solo, anche fa parte anche di una tradizione zen buddista, fa parte, quando parlano dei vari stati della mente, ci sono degli stati della mente che in sanscrito si chiamano Turiya e Turiya Pitta, il quarto stato e oltre il quarto stato della mente, in cui la mente rivolta all'esterno perde i confini tra dentro e fuori.
tu diventi penetrabile, penetrabile alle cose. E penso sia questo la condizione mentale del poeta, dello scrittore, dell'artista, anche del musicista. Ho avuto la fortuna di frequentare anche il conservatorio a Trieste, c'era un compositore che abitava proprio accanto a casa mia e scendevamo in città al conservatorio dalla collina insieme, e Fabio Nider. E lui diceva che andava al mattino prestissimo nel bosco a sentire gli uccellini cantare, sulla base di quelle melodie componeva. Quindi anche lui, nessuna immaginazione, nessuna fantasia, Come Alcamate col canto delle pernici, no? Da cui si dice sia nata. ascoltava i suggerimenti della natura, della realtà, del mondo, chiamiamolo come vogliamo. E bisogna aver fatto però, ecco, bisogna essersi un po' ribellati. Ecco, c'è questo discorso che Ecco. ogni tanto torna del Ogni tanto contrasto. bisogna essersi un po' ribellati a cosa? Ai condizionamenti che inevitabilmente la famiglia, la società ti mette dentro e che sono. È qualcosa che ti distoglie dalla realtà vera. Alla fine i condizionamenti sono delle ideologie. Certo. No? È come nella politica, ci sono le ideologie aziendali. Ci sono le ideologie sono dappertutto, non è che sono solo quelle della politica, sono dappertutto, sistemi logici, ideologici. Finché restiamo agganciati a questi, noi non riusciamo a percepire noi stessi, non riusciamo a percepire la realtà. Magari noi stessi e la realtà sono la stessa cosa, perché se si supera il confine tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori, diventa tutta la stessa cosa, insomma, no? E allora bisogna ribellarsi a questa ideologia, a questi condizionamenti. Questo è indispensabile, questo lo dicono tutti Certo. i grandi poeti che ho avuto la fortuna di conoscere, o gli artisti. È un percorso inevitabile, bisogna ribellarsi a questi condizionamenti e ascoltare la voce propria della realtà, di quello che è, insomma, che è anche indefinibile, perché ciò che è assolutamente indefinibile. No? E come Apuleio e l'asino d'oro, il protagonista Lucio, giovane, comincia a dire: ma la realtà non è così come sembra, non è come ci viene raccontata, non è così. Da quel momento lì inizia una ribellione per disfarsi delle ideologie di tutti i tipi. Per chi segue una via di liberazione nell'arte. Io Certo. la poesia la vedo così, come una via di liberazione. Poi Quindi per ognuno. te è stato abbastanza naturale arrivare alla scrittura poetica, insomma, è una cosa che Sarei morto se non l'avessi fatto, perché una necessità, insomma. è una necessità, anche lì noi pensiamo di avere dei desideri, noi pensiamo di... No, c'è una strada, forse, nel mio caso, poi ognuno ha, perché ognuno di noi è una singolarità, per cui ciò che vale per me non vale per te, non vale per gli altri. Per me, io l'ho visto proprio come una necessità. Imprescindibile, io dovevo fare delle scelte. Se non avessi fatto queste scelte sarei morto, mi sarei, non so. Ripercorrendo tutta la mia vita, non c'è una sola scelta che sia stata veramente libera. Cioè, io dovevo fare tutte le scelte che ho fatto, altrimenti non. Erano scelte vitali, insomma.
veramente. Assolutamente vitali, tutto, tutto. Andare via da Trieste, andare a Milano, da Milano adesso a Venezia, adesso qui sotto la montagna per fare un bagno di natura totale. Per cui per me questa cosa del libero arbitrio fa sorridere, insomma. Beh, insomma, comunque arrivare al punto, come hai fatto tu, di, come dire, decidere di vivere scrivendo poesie, dicendo, ma si può vivere facendo solo questo o quasi, insomma. Non si può vivere di poesia, ti devi trasformare in una piccola casa editrice. Io mi sono trasformato in una piccola casa editrice di autoproduzione, faccio dei libretti a mano. Sono Ed è una bellissimi. cosa che si è sempre fatta. Ma hanno anche ragione a dire che non si può vivere di poesia. Devi diventare una. C'è una bella intervista di Walt Whitman, a Walt Whitman. In cui Walt Whitman proprio suggerisce ai giovani di autopubblicare le proprie poesie e di andarle a vendere, cosa che lui stesso ha fatto. Lui si autopubblica. Un Se altro sono è Dino di Campana. Dino Campana a Firenze ha pubblicato 500 libri e andava ai Boboli, che allora non aveva l'ingresso a pagamento, no? Al Parco dei Boboli o a Firenze, così, e andava in giro con questi 500 libretti che si era autoprodotto e li vendeva. Poi, se gli stavi antipatico, strappava alcune pagine. Sai, E no? Campana poi è vissuto in realtà anche molto aiutato da, anche da un po' di sussidio familiare. E... Certo. No, io sono proprio un imprenditore, per cui Sì. ormai sono 15 anni, 16, Beh, 17 insomma, anni. diciamo che ai nostri tempi è diventato una cosa fattibile fare i libri in casa, autoprodursi, stamparsi, scrivere, insomma, in qualche modo i mezzi tecnici ci sono, ecco. Per farlo e direi che Ma poi se tu guardi tutta la storia della poesia giapponese, Issa, Buson, Basho, Ryokan, sono certo. tutti stati poeti ambulanti che hanno vissuto di poesia. Cioè, le edizioni Acquaviva di Giuseppe D'Ambrosio Angelillo, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, ha pubblicato un bellissimo libro che in Giappone è un testo scolastico per le scuole medie della vita di Ryokan. Qui dice appunto, lui andava di villaggio in villaggio con le sue poesie scritte. E in più faceva anche le insegne, aveva un'ottima calligrafia, faceva le insegne dei negozi, del maniscalco, Vabbè, certo. no? E era così, ha vissuto così per anni, ma in Giappone c'è proprio una tradizione di poeti ambulanti. In India ci sono i poeti Baul, che vanno di villaggio in villaggio e sono accolti come degli imperatori. Sì, in Africa ci Quindi, sono i evidentemente, griot anche. I griot in Africa ci sono anche Eh sì, griot in Africa. Allora, a cantastorie, proposito insomma. della dogana, ho conosciuto un vescovo copto, non so se te l'ho detto. No, questo mi giunge nuovo. Ecco, io fermavo, scusi, a lei piace la poesia? E dice, no, no, non mi interessa. Ah, mi scusi. No, ma cosa fai tu? Io vado in giro, ho dei libretti. Ah, interessante, guarda, io sono un vescovo copto. Copto. Sono nato a Parigi, ma ho la diocesi nella Valle del Nilo. Io ho sentito Valle del Nilo. E da noi ci sono dei poeti ambulanti che fanno la tua stessa cosa, e i poeti ambulanti della Valle del Nilo. Organizziamo un incontro. E ha organizzato l'incontro. Purtroppo in quelle settimane hanno iniziato gli attentati, sono iniziati gli attentati Quindi in dovevi Egitto. andare in Egitto, dovevi andare. Dovevo andare in Egitto, sì, volevo fare un incontro. Dice, sai, la mia diocesi è non ricca, però può permettere certe spese. Siccome io amo Venezia e abito un po' a Parigi, un po' a Venezia, un po' nella Valle del Nilo,
Ti pago il viaggio, facciamo questo incontro con questi poeti. Ogni tanto lo rivedo, però la situazione in Egitto purtroppo non è migliorata. Certo. Insomma, però è stata una cosa che mi ha affascinato enormemente. Oppure ci sono nel Sud America, adesso non mi ricordo come li chiamano. Ci sono degli artisti ambulanti, anche poeti ambulanti, anche in Sud Anche America. poeti. Solo dalle nostre parti che avevo incontrato la moglie del sindaco di Porto Cervo, in Sardegna, e dice: guarda che quello che fai te in Sardegna era abituale. C'erano i poeti di Mandoni che domandano. Domanda. Venivano aspettati una settimana nelle case delle famiglie. Quella settimana si riposavano, raccontavano storie ai bambini e poi c'era la giornata dedicata alla poesia nel dialetto. Cioè, poi i sardi hanno una tradizione poetica fantastica. Sì, è vero. Sì, me ne Ma anche parlava anche Roberto Bruno Benigni, Roberto Benigni Rombi. ha fatto. Eh beh, sì. Cioè, Non lo racconta nella sua biografia. Lui era assistente del mago di un circo ambulante. Sì, assistente del mago Roberto Benigni. E poi ha fatto il poeta di professione per strada insieme a un gruppo di poeti improvvisatori. improvvisatore, so che qui in Toscana c'è questa tradizione che a Braccagni ho assistito a una specie di contesa poetica, insomma. Esatto. E Sì, Benigni per anni ha fatto duelli. questa cosa per degli anni e non lo racconta. Non si Beh, capisce perché non lo racconta, insomma, non mi sembra una cosa sarebbe decisamente. un altro che. Bene, senti, quindi insomma, il poeta è un mestiere che è libero, non è un mestiere, insomma, però è una cosa che rende liberi sicuramente. Cioè, No, no, il poeta non è libero. non è libero. No, no, perché anzi sei proprio, diventi lo schiavo delle ispirazioni, sei al servizio delle Vabbè, in quel ispirazioni. senso, certo. Non c'è nessuna libertà, dov'è la libertà? Non sei libero, anzi è complicatissimo perché è una disciplina spaventosa. C'è stata sta leggenda del poeta. Cioè, mi è capitato 15 anni fa, appunto, un po' di televisione che mi invitavano qui e lì, sempre con questa cosa del poeta libero. E io accondiscendevo a questa leggenda del poeta libero. Beh, io l'ho Poeta buttata libero. lì, ho detto, magari. Sì. Però poi ho detto: ma dov'è sta libertà? È una scelta obbligata, che ti dà gioia poi, no? Però è una disciplina ferrea, ferrea. Io ogni giorno devo scrivere delle poesie, ma non perché lo voglio io, perché durante la giornata o la sera o la notte c'è qualche ispirazione e devo scrivere ed è un'attività massacrante, bellissima, ma nessuna libertà. Non posso scrivere una poesia così, inventarmi un tema, ecco, le poesie a tema, io no, sono assolutamente capace. O se mi dici qua, scrivi una tua fantasia, dai, scrivi 5 righe di tua fantasia, assolutamente incapace. Quando ero a scuola i miei temi erano striminziti perché non avevo assolutamente nessun tipo di immaginazione né di fantasia. Per cui Sei libero di adottare una forma, diciamo, abbastanza che decidi tu, che ti costruisci addirittura tu, perché è una cosa che man mano ti viene, insomma, ti autogeneri in qualche modo. Oggi come oggi non ci sono regole, diciamo, particolarmente ferree, no? Su come comporre una poesia. Non è che sei costretto a certo. comporre in rima,
può fare chissà cosa, cioè ti puoi trovare la tua strada, puoi fare, che ne so, dei rap, puoi scrivere anche le Ma è la terzine tua strada, è la catenate. mia strada. Ma no, magari tu sì, ma io assolutamente non posso. Cioè, No, ma quello infatti che ognuno di è. noi poi in realtà non può uscire da quello che è poi il suo modo di farlo, no? Però effettivamente hai la Ma non possibilità so se è mio. di creartelo. Cioè, non penso sia né Tuo. mio, né una libera scelta, né una. Arriva così. Negli anni, quello che vedo rispetto a come scrivevo una volta, è che sono ancora più vincolato, sono su dei binari assolutamente, sono quelli e tutto quello che faccio è assolutamente su questi binari da cui non, se esco faccio delle cavolate che non hanno nessun interesse. Magari anche quello che scrivo abitualmente non ha nessun interesse, però se esco da questi binari che mi sono stati dati, non so da cosa, se esco da questi binari vale meno che zero. Sei uno strumento di qualcosa che non sai neanche tu. Magari è un tuo io profondo. È un Certo. io profondo di cui questa faccia è solo un riflesso. Non lo so. È misteriosissimo. Però ecco, no. Spesso mi dicono fai una poesia a tema. Allora io furbescamente, siccome non ho scritto mai migliaia, faccio finta di Di aver scritto averla una fatta. poesia a tema, ma è una poesia che magari ho scritto 10 anni fa, 15 anni fa. Certo. E questa cosa qui sarebbe da un po' da approfondire, perché il mondo della poesia, come tutti i mondi artistici, sono pieni di velleità. Sì. E quindi, in realtà, parlando proprio con Franco Loi, lui dice: tu sei uno strumento di qualcos'altro. Magari quell'altro sei tu te stesso allo specchio, che ne so, no? Di mia fantasia non viene fuori niente. Però Sì, ognuno di è noi può essere. paradossale, in realtà è paradossale, perché poi il poeta viene identificato con quello che ha poesia, che ha fantasia, insomma, che può scrivere qualunque cosa, no? Cioè, c'è questa idea un po' No, ci diffusa. sono quelli, io ho avuto la fortuna, cioè ho conosciuto Mogol, ma quello è un altro, è un'attività straordinaria, quello del paroliere, Certo. no? Spiegava appunto come tra lui e Battisti, che tipo di cioè, c'è tutta una procedura, un procedimento. Poi lì una famiglia, sai, figlio Cheope, che ha preso dal padre Mogol, Mogol ha preso da suo padre, è un mestiere, Come no? stai? E lì magari si esercita un po' di fantasia, lì ci può essere un tema, sicuramente un tema musicale, perché la musica non la fanno loro, no? E quindi su un tema musicale si inseriscono. Però in altri ambiti ci può essere fantasia. Quello che faccio io, così come so per certo, sia quello che faceva Franco Loi, che quello che faceva Alda Merini, le cose di valore, perché poi bisogna vedere, no? Poi si scrivono tante Certo. cose, ma le cose di valore sicuramente non arrivano sulla base della fantasia. Ma Non mi c'è sembra niente di strana più. questa Questa cosa del Dimmi. poeta che non è libero. Ti sembra strana? Ma no, io ogni tanto mi faccio qualche idea, no? Nel senso, dico, ma in fondo, appunto, proprio perché uno non scrive per vendere, in quel senso lì. Sei libero, nel senso, io il mio libro che ho fatto, boh, nessuno mi ha detto come farlo, l'ho scritto come mi è parso, ho voluto metterci tante note, tante storie di famiglia, fotografie che ne so, del nonno, degli zii. Per me quello è stato un libro di poesia, nessuno
Certo. ha detto niente, l'editore se n'è stato, come dire, poverino, e quindi no, in quel senso penso che Ma siamo lì, tu proprio perché in realtà, anche perché non c'è mercato spesso, no? Per cui non dobbiamo sottostare a No, nessuno che ci dice, ma tu perché in quando... confronto anche a quelli della prosa, no? Perché il discorso della narrazione, cioè hanno gli editor che quello che fa il romanzo, se lo vuole pubblicare, deve essere Ah, fatto in un certo certo. modo, e cioè, l'editor di poesia ne conosco uno, e basta. E mi sembra anche un po' un controsenso un editor di poesia, cioè sì, È una qualcosa bestemmia. forse si può anche ritoccare, magari le prime armi, però un poeta dovrebbe essere, nella mia idea, qualcuno che la crea la lingua, no? Per cui è anche un po' strano, no? Che poi ci deve essere Ah, qualcuno. allora ti dico, il mio editor è la mia compagna. Eh sì, È la appunto, mia magari. compagna. Ma quello ci Eh? sta, nel senso che può No, essere tuo miglior amico, che ne no, ma so. ti spiego cosa mi dice. Allora io declamo una poesia, no? E mi dice, sì, tutto bene, ma questa parola, no? E dico, effettivamente questa parola l'ho cambiata, perché L'hai così come cambiata. mi era venuta la prima versione, lei si accorge se io cambio qualcosa, perché la poesia come arriva è perfetta. Ti dico, togli un che, ma se no la poesia è assolutamente perfetta e lei si accorge se all'interno di questa poesia cambio io qualcosa. Allora dico, no, no, scusa, dico, scusa, scusa che ritorno alla versione originale. Lei se ne accorge. Capisci? Incredibile. Per questo dico, che libertà c'è in questo? Niente, zero di zero, nel mio caso, nel mio Insomma, caso. dipende da cosa si intende. Io mi riferivo un po' a questo discorso qui, ecco, in generale, della libertà, magari in un senso più Però con Franco noi meno abbiamo interiore, parlato, ecco, non so come dire. le volte in cui abbiamo parlato di questo, e non c'è nessuna libertà nella poesia. Sì. Beh, in questo senso, senz'altro. Poi, se tu vuoi fare una poesia satirica su un tuo amico, prendere in giro qualcuno, eccetera, Sì, eccetera, beh. vabbè, è un'altra cosa, capisci? Certo. Oppure se ti dico, descrivimi questo fiore poeticamente, ti metti lì e lo descrivi. Ma la poesia significativa, non dico che vale, cosa vale, cosa non vale, non lo so, ma quella significativa è proprio caratterizzata dal fatto che non ha nessuna libertà. È pazzesco. Mi Se sembra non giusto. quello di seguirla. Ecco, allora sì che devi rompere i condizionamenti di una società che non si accorge di niente, che va avanti, che è molto utilitarista, che non dice ma cosa... Non vale, cioè non ha nessun significato scrivere una poesia, no? Il profumo di un fiore o non so, un albero, chi se ne frega. Allora, quando rompi quei condizionamenti lì, diventi, diciamo, libero, ma libero di seguire le ispirazioni che non sono per niente, E non sono sono più lì, certo. dittatrici. Sì, se no è un bel paradosso anche questo, che uno cerca, appunto, deve liberarsi dalle costrizioni, diciamo, sociali, da quello che è tutto l'ambiente, insomma, quello che è, e poi in realtà si ritrova nelle costrizioni del dire, non so come si potrebbe dire, Ah, ma l'unica dell'esprimersi. libertà, se è libertà, non saprei definire, e quando ti trovi come Umberto Fiori davanti al muro cieco e rimani sbalordito, meravigliato, da questa cosa che ha vita propria e parla ed è uno specchio, perché è qualcosa che sta puntando sul cuore della tua vita e tu rimani sbalordito, guardi e vai in cortocircuito, osservi il muro cieco, però sei te, però e questa cosa qui fa cortocircuito e si sprigiona una gioia. La stessa cosa che dice Apollinaire Dostoevskij durante le loro esperienze al limite. Umberto Fiori ha avuto questa esperienza, ecco, lì ecco, cioè, si sprigiona questa gioia di
libertà, non so. Poi dicono, ma tu poeta sei libero. No, la libertà è un concetto. I concetti sono falsi. I wonder if you can.